Buongiorno, buongiorno. Ciao Lucia, buongiorno, ti abbiamo inseguito, siamo stati un po' degli stalker questa mattina. No, scusate. Ringraziamo anche Anna che ci ha poi messo in contatto diretto con te, e quindi noi abbiamo già presentato te come grande attrice, insomma abbiamo raccontato i tanti lavori che stai facendo e che possiamo anche vedere al cinema, in televisione e quant'altro, ma adesso vogliamo venire con te a teatro, perché in fondo chi è che almeno una volta nella giornata, non dico nella vita, non si sia sentito smarrito? Smarrito, infatti. Esatto, esatto. Lucia, raccontaci. Appartiene un po' a tutti. Eh già. Allora, dunque, questo nome, questo titolo è nato appunto quando abbiamo pensato allo spettacolo, non con una connotazione necessariamente negativa, però ci piaceva, perché è un po' quella cosa che si nasconde, che nessuno ammette, no? No, adesso a parte le lamentele dei TG, eccetera, eccetera, però nell'animo umano il proprio, diciamo, perdere un po' l'orientamento, che è una cosa assolutamente normale, nel mille pensieri che ci attraversano, decisioni, memorie, immaginazione, aspirazioni, tutto quello che un essere umano ogni istante attraversa. E quindi lo smarrimento era un po', come dire, una confidenza quasi anche lievemente tragicomica, ecco, come dire, è un po' alla Woody Allen, no? Personaggi che così si girano intorno e dicono dove sono finito. Nello specifico il racconto è che io sono una scrittrice in crisi, cioè interpreto l'alter ego, sono un alter ego di Lucia Calamaro, che è l'autrice, la pluripremiata drammaturga italiana importantissima, che ha fatto insomma vari spettacoli e sempre più conosciuta, anche perché ultimamente ha fatto uno spettacolo con lei, Silvio Orlando, quindi lei viene da un ambito dove appunto non c'erano i grandi nomi nei suoi spettacoli, però è un'autrice che lentamente è sempre stata più apprezzata, cioè come dire, viene pubblicata da Einaudi, tradotta in Francia, insomma è una grande autrice. Io l'ho inseguita, come voi stamattina avete inseguito me, ci siamo inseguite reciprocamente a dire il vero, e poi ad un certo punto io l'ho convinta a fare un monologo, perché lei diceva no, i monologhi non sono teatro, e l'ho convinta a fare un monologo, e diciamo il pretesto che porta questa figura in scena è il fatto di essere lei, un alter ego di Lucia Calamaro, una scrittrice in crisi che non riesce a finire i romanzi che inizia. Ora, da questa cosa qui ovviamente si aprono mille discorsi. Io scivolo dentro due personaggi di questo romanzo che non riesco a finire, che sono Anna e Paolo, una coppia, e interpreto prima uno e poi l'altro. Quindi questo, però le interpretazioni nella cifra di teatro di Lucia Calamaro sono interpretazioni non fatte attraverso un cambio di voce, un cambio di costume, sono pennellate, sono sfumature, sono come degli acquerelli, è solo un punto di vista che cambia. Quindi la cosa difficile per quanto mi riguarda è condurre il pubblico in questi cambi di prospettiva fatti veramente di parole, di aria e di silenzio. Anche perché dicevamo appunto, ti cimenti per la prima volta con un monologo, non è semplice. No, infatti, per la prima volta con un monologo, però guarda, posso dirti, mi ci calza abbastanza a pennello, perché poi è quasi più, forse che un monologo, un cabaret esistenziale, nel senso che è più aperto al pubblico, non ci sono io sulla sedia con la quarta parete che faccio, rappresento qualcosa, è appunto un'autrice che parla al pubblico come se fossero venuti per la presentazione di un libro, cioè questo escamotage narrativo. Certo. Proprio, no? Quindi io mi rivolgo direttamente al pubblico, buonasera, eccoci qua, e poi nell'andare avanti sono momenti in cui parlo tra me e me a voce alta e momenti in cui mi rivolgo a loro, e questo è anche un po' il carattere di questo personaggio, cioè avete presente quelli che parlano da soli? Io sono una di quelli, quindi. Tra l'altro possiamo dire, Lucia, che ci si diverte anche tanto in questo smarrimento, nel senso che in fondo rappresenta un po' tutti noi, e quindi chi sia l'autore, lo scrittore che appunto non trova più l'ispirazione, magari c'è lì la casa editrice che ti chiede ma quando bandi un nuovo testo, oppure lo smarrimento di altro tipo nella vita affettiva, in quella lavorativa, e ci si diverte anche un po', anche prendersi un po' in giro fa bene.
Sì, assolutamente, lei è proprio questo un po' il racconto, come dire, dai, e diciamocelo, e alle volte siamo tutti un po' smarriti, è come se fosse questo il sottotesto. Ma sai che cosa? Che alle volte non è, cioè tutti dicono, ma ci smarriamo per ritrovarci, alla fondo, tutto magari sommato, trovi qualcos'altro. O rimanere un po' smarriti per un po' di tempo non è mica neanche così male, a mio avviso, no, cioè può essere male. Alla fine anche è come un'ipotesi. Dire, è anche una cosa per cui improvvisamente ti giri intorno e vedi altre strade, ecco, esatto. Il testo non è un monologo sullo smarrimento, no, non è questo, è perché uno dà per scontato che si conosca la sua scrittura, e appunto io quando ho visto la prima volta uno spettacolo di Ciacalamaro ho pensato, ecco Woody Allen, donna italiana. Che bello questi incontri anche tra artisti, bello. Sì. Lucia, tu lavori per il cinema, lavori per la TV, il teatro cosa ti dà di diverso rispetto a questi altri due mezzi? Allora, sicuramente più paura prima, no scherzo, più emozione, più guarda, quando sei insieme al pubblico e senti le reazioni del pubblico, che sia un sorriso, che sia una risata fragorosa o che sia un silenzio di ascolto, devo ammettere è un po'... unica come sensazione, cioè è oggettivamente diversa, però il cinema a me piace tanto perché è una lente di ingrandimento, perché gli occhi sullo schermo diventano di un metro e quindi puoi leggere i pensieri dei personaggi, puoi stare nelle sfumature, e quindi devo dire che una cosa dà all'altra, nel senso che io probabilmente il cinema mi ha permesso di fare un cambiamento, no, nella recitazione anche teatrale, perché per esempio in questo caso io ho il microfono che è una capsulina color carne, neanche si vede, ma questo permette un bisbiglio, un ragionare a voce alta tra sé e sé, cioè in realtà questo viene anche un po' dal cinema, cioè una cosa nutre l'altra. Il teatro invece dà moltissimo come attore, la capacità di tenere un tempo, un ritmo. Il montaggio a teatro lo fai tu, al cinema c'è un montatore, sei tu che determini l'andamento. E diciamo poi, Lucia, che la sensazione del pubblico la cogli subito, nel senso invece al cinema inevitabilmente, esatto, bisogna vedere, sì, un po' come va il botteghino, come si suol dire. Guarda, diciamo che proprio a livello diretto è questo, cioè sì, è un grande appagamento, sì, perché tu, sì, hai, credo, le persone insieme a te e quello non te lo toglie nessuno. E la cosa, capito, bella è che insomma chi fa teatro, immagino che anche tu abbia questa sensazione, che alla fine ogni spettacolo è diverso dall'altro proprio perché c'è un pubblico diverso dall'altro che ti dà quelle note, quei colori. Completamente, guarda, sì, completamente, tanto che io delle volte addirittura vorrei scegliere le città dove andare, perché effettivamente c'è un pubblico che è più affine a certi spettacoli e un pubblico più affine ad altri. Ci fa piacere che tu abbia scelto la nostra Romagna con il Teatro Astra, che appunto ti accoglierà. So che tu l'hai conosciuto proprio anche durante il festival, quindi sì, insomma sei, sì, rimasta ben colpita da questo molto, territorio. Molto, perché in realtà è un territorio di grande accoglienza, ma che ha ospitato per tanti anni, per esempio, quel festival, che è un festival di ricerca sofisticato, quindi insomma ci sono due cose insieme, quindi sono contentissima di tornare a Bellaria e anzi ripartire da Bellaria. Sì, bello, perché è la prima data. Tra l'altro, Lucia, ti vedremo anche al cinema, cioè chi volesse, come sempre accade a Natale, godersi qualche bella proiezione, ti troviamo al cinema in questo Natale, giusto? Sì, sì, con, sì, che cosa? Aiutaci. No, nel film in realtà il regista è Massimo Venier, però si dice normalmente di Aldo, Giovanni e Giacomo, del trio fantastico. E il regista è lo stesso regista con cui loro avevano fatto i primi film, quindi e con cui hanno fatto l'ultimo, Odio l'estate, dove c'ero anch'io. È andata così, si chiama Il grande giorno ed esce il 22 dicembre questo film, e appunto nel periodo di Natale. E la cosa bella è stata proprio che il regista e Giovanni Storti sono venuti a Milano a vedere Smarrimento, gli è piaciuto così tanto che dopo due giorni mi hanno chiamato e mi hanno detto, dai, vieni a fare il nostro film. No, bellissima questa, sì, questo incrocio, sì, queste connessioni, Lucia, sì, allora, esatto, io sentivo Giovanni che rideva tra il pubblico e guarda, era una sensazione, e riconoscevi la sua risata, e questa è la cosa, sì, bella. Poi Lucia, allora, noi non ti rubiamo altro tempo perché sarà bello vederti al cinema, ma abbiamo l'occasione di vederti a teatro domani sera al Teatro Astra di Bellaria. Allora, siccome grazie proprio a coloro che gestiscono la stagione c'è la possibilità di regalare due biglietti a delle persone che ci stanno ascoltando e che veramente con gioia hanno ascoltato la tua voce, vuoi invitarci tutti a teatro e poi noi invitiamo qualcuno in modo particolare perché ci andrà anche grazie alla nostra trasmissione, perché non mancare domani sera?
Allora, perché ho bisogno di voi, perché è semplice, io domani alle 21 sono al Teatro Astra e mi rivolgo direttamente a chi sarà presente e sarà preziosissimo per me, insomma, perché non mancare, perché è una ripartenza, perché si riparte insieme, perché non risolveremo niente, non risolveremo, resteremo smarriti, per carità, però magari daremo le cappocciate al muro tutti insieme, ecco, questo potrebbe essere una cosa. Un ottimo invito, un ottimo consiglio. Poi Lucia è bravissima, cioè basta, non c'è nient'altro da dire. Lucia, grazie di mille. Cuore, grazie, e ci vediamo a Bellaria, grazie, sì, buona giornata, buonasera, ciao.